Salvatore, eccoci qui, un nuovissimo episodio. Siamo su Baldur's Gate 3, come sempre io sono Arax di Cormaris, e nello scorso episodio ci hanno lasciati in queste terre magicamente oscure e blande. Il nostro compito era quello di capire che cazzo sta succedendo. E tu chi cazzo sei, Geralt? Chi cazzo sei tu, un Witcher? Non ho capito. Giochiamo con i morti, vero? Affascinante. Facciamo una commerciata per vedere se è qualcosa di utile. Restituire al mittente un foglio di appunti semplice e senza fronzoli. È raro incontrare qualche altro che sa comunicare con i morti. And I have met few who stand so tall and fearless in the face of the unknown. Be on your way, brave soul. Io riesco a parlare con i morti, vorrei capire anche cosa dice. Perhaps this one could assist us. No, non ti assisterò nei tuoi strani rituali. The raven asks, will you be their voice? Cercherò sempre la giustizia per chi ha ricevuto un torto. Then you and I were fated to meet. This woman tended a bar where she took her patrons, her friends, into her confidence. Promised their secrets were safe with her. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her. And to this day, her victims lie unavenged. Allora saremo noi a vendicarci per conto loro. You see it as I do. I seek a record of this one's crimes, written in her own hand. Through it, I can summon her spirit and force her to face trial for her crimes. Non è certo che non è certo un processo equo. Hai già deciso la sua colpevolezza. Perché? My reasons are of no consequence. Your soul sparks with vengeance, with fury. This is your chance to torment a murderer, to make her suffer. Will you take it? Che cosa devo fare? I thank you. As to those who died by her words. Go to the distillery, the one she calls the Waning Moon. Find the ledger and bring it to me. Perché non mi fido manco per il cazzo? Coperchio di pentole, oleandro nero. Vassoio d'argento lo vorrei anche prendere, sempre se me lo seleziona. Impossibile da raggiungere. Perfetto, mi sento già a casa. Potrei parlare con l'uccello, volendo. Everyone hates you. La cosa è reciproca, sei un piccolo volatile disgustoso, non è così? Non quanto mi odio io. Good! You should hate yourself. You're vicious and evil and cruel. Everyone who loves you will suffer and die. Slitting your own throat would be a kindness. Che passero simpatico. Più che altro a questo punto vorrei parlare io col morto. Forbes does not stir. It will answer no more questions. Perché non mi convince comunque tutto questo? This one is a murderer who walks free. She deserves to be punished. Or will you deny her victim's peace? Ok. Me ne vado per ora. Se riparlo col corvo? Colui che fu si chiama veramente, seriamente. Cazzo di nome di merda è? A parte questo dovremmo proseguire da tutt'altra via. Ed è fondamentalmente l'unica zona che abbiamo per accedere a questa cazzo di... come chiamarla?
Taverna? Tipo, chi cazzo gestirebbe una taverna in mezzo a sto schifo? Non lo so, però. C'è gente, a quanto pare, che si diverte. A parte questo, aspettiamoli un attimo qui. Sono questi, poi ci mettono 3 anni, evocano i fantasmi. Cazzi loro, io bestemmio poi in turco. Orchidea notturna. Non è quelle che piacevano a cuore oscuro? Eccola qui. This place. There's a power in these shadows, I can sense it. It's ancient. Familiar. Ti ricordi? Ah, ecco, vedi che esce. E ti ricordi quando mi hai detto che l'orchidea notturna è il tuo fiore preferito? Rings a bell? Why? Sì, del caso che ne abbia proprio una qui. Oh, hells. You didn't pick that by hand, did you? They're deadly poisonous. Joking! Ma vaffanculo, ma testa di cazzo! Thank you. Dio santo, non mi aspettavo comunque questo. I don't have anything to give you in return, I'm afraid. Sono sicuro che ti verrà in mente qualcosa col tempo. È solo un pensiero, non mi aspetto nulla in cambio. Well, perhaps I can come up with something later, all the same. Oh, che carina. Comunque non mi aspettavo che scherzasse veramente così come io, dove c'è tutto. Ma che cazzo stai dicendo? L'ho raccolta di fronte a te. Figlio di puttana. Guardate, ma minchia, testa di cazzo di merda. Guarda, si ora inizio a bestemmiare in turco. Che non mi hai avvisato manco per il cazzo di questa roba. Comunque è felicissimo di aver trovato questa mazza, porco giù. Da ora non ho più nessuna forma di problemi con l'oscurità. Immaginate qui che ci devo andare con la torcia fissa, fare attenzione a cosa coltivamo, come lo coltivamo. Il problema è che poi magari mi sguainava la spada e non lo scudo. Io che iniziavo a bestemmiare in turco ogni singolo combattimento di merda. Ok. C'è da dire che è molto intricata la via per la zona, eh. That dead bird's been corrupted by the shadows. Would be wise to leave it alone. Ma va. Perché non mi sono fatto i cazzi miei, oggettivamente? Grazie a Dio che avete tutti delle... una mira palesemente di merda. E grazie a Dio che sono accecati dalla mazza e quindi non riescono a colpirmi. Avrò fatto tipo 40 miss in totale. Qui mi serve decisamente qualcuno che adoperi delle spazzate. Tipo raffica di pugnali. Ok. Perfetto. Ora... passiamo il turno. È veramente imbarazzante. Perché colpiscono sempre solo Carlaia? Puttana troia. Tra tutte le cose sempre solo Carlaia. Abbiamo qualche magia d'area? Non lo so. Cosa che faccia danno ma non troppo. Abbiamo qualcosa che colpisce in conseguenza. Spruzzo di veleno, magari. Ho solo su uno. Che cazzo me ne faccio di spruzzo di veleno? Effettivamente non ho mai pensato ad andare. Mangiamo una bella palla di fuoco. Molti maghi lo fanno in D&D, ragazzi. Fate attenzione, maghi. Non sapete esattamente qual è. Non saprete mai qual è il momento in cui cagheranno il cazzo. Vabbè, vaffanculo, dai. Facciamo qualcosa di semplice. E... purtroppo qui ci serve Carlaia. Attacca due nemici contemporaneamente. Questi due. Perfetto. È l'ora di una bella spazzata. Magari sai cosa? Mettiti proprio qui. Ecco. Così se fai una bella spazzata dovresti riuscire a prenderne almeno 3. Va bene così. Perfetto. Bella pomellata a questo, così almeno non caga più il cazzo per un po'. È ancora vivo, tra l'altro. Apprezzo però il fatto che fondamentalmente sono inefficaci, però è divertente comunque
vedere come si dimenano, insomma. Ok. Pone fine alla sua triste esistenza. Mi chiedo cosa abbiano questi piccioni. Aiuto, un foglio di appunti semplice e senza fronzoli. Hanno tutti la stessa descrizione. Questa lettera è scritta da un pezzo di carta. Il sangue e il tempo l'hanno resa quasi illeggibile in alcuni punti. Aiuto, un'oscurità si è abbattuta su Ritwin, tagliandoci fuori da tutti i lati. Abbiamo inviato delle persone, ma nessuno riesce a fare più in qualche passo prima che altre parole sono coperte da gocce di sangue. Questa lettera è la nostra ultima speranza. Mandate aiuto, chiunque da qualsiasi parte, vi supplico. Rincerò alla signora della perdita e bacerò i piedi della Vergine e della Luna se necessario. Ma non lasciate che l'oscurità ci prenda. No, non uscire dal gioco. Tu? Che simpatico. Corvi di merda. Effettivamente non me l'aspettavo. Quando ho visto tutti i corvi ho detto ok ragazzi, è stato un piacere, ora ricarichiamo perché è finita. Però effettivamente il fatto di avere questa mazza, Dio santo, è arrivata al momento giusto. Quando meno te l'aspetti, una mazza può salvarti la vita. Fidatevi. Parlo per esperienza, molte amiche mi hanno detto la stessa cosa. A parte questo, piccole considerazioni maschiliste da 4 soldi. Forziere del viaggiatore. E poi mi spieghi perché cazzo c'è un forziere del viaggiatore sul petto. Venite qui. Magari se riusciamo a salvare. A saltare, perdonatemi. Ovetto affascinante. Perdonami, cos'ha di affascinante questo vetto? Ok, Astarion, tu mi serve che mi scassini questo bello scrignetto. E quest'area posso dire che preferivo l'Underdark, onestamente. Mi sembrava più amichevole, tutto sommato. Questo è proprio assoluta cattiveria, questa zona. Cioè, in tutte le forme, in tutte le maniere... Questo significa morte, appassimento. Chi ha più aggettivi negativi di Meta, possibilmente, perché è effettivamente ciò che è. Ok. Vi aspetto tutti qui. Evitate di farvi male, grazie. Quindi ora dovremmo in qualche sorta di maniera girare a destra. Ecco lì, già vedo della luce, ne sono felice. Un ariete d'assedio, seriamente. Insegna. This place is for a warm bed and full stomach. Look no further. Welcome to the Last Light Inn. Oh, bene. Comunque la voce onirica ha detto che questo era l'ultimo nascondiglio di cui parlava l'artista, giustamente. Quindi 4 e 22. Salviamo. E... la madonna quanto cazzo è grande questa mappa. Punire i malvagi, infiltrarsi nei torri dell'alba lunare. Ok, salve ragazzi. Bellissimo che qui gli alberi fioriscono, qui marciscono. Ok. Salve ragazzi, ma questi sono tutti i tiefling di prima, dimmi di no. You there. Step forward and keep your hands off your weapons. Easy. He's with me. Come. Ok. Che accoglienza amichevole. E tu chi cazzo sei? No, oddio, no, dai, che sguardo proprio da rompicoglioni che c'hai. Già lo so che mi romperai il cazzo. E rompi il cazzo anche i tuoi pari, a quanto pare. Ragazzi, è il momento in cui iniziate a darmi una mano. Che scortesia, le leggende ammennute mi hanno abituato a ben più nobile... a una ben più nobile... Yaheira. It seems tales of my clemency have been greatly exaggerated. Se mi lascio andare modificherò volentieri quei racconti con una bella nota a piedi pagina. Odia gli estranei. You have not experienced my hatred, stranger. Not yet, at least.
This is why we're here, you see. Lo voglio. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know. It's that it knows its own kind. Ci ha fregato. You should never have come here, true soul. Accanisci di contro i rompicapi. Accetta il tuo fato. Guarda gli arpisti che hai salvato. Stop! What are you doing? He's the one who saved us. No, bravo Moll. He's the one who protected the Emerald Grove. Sì, grazie Moll, ti voglio bene. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Save two of my friends. One from a harpy and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss about thieving either. I pretty much trust him with my life. Brava Moll, ti ringrazio. How is that possible? Però volevo l'aiuto del gruppo, sinceramente. Grazie a questo artefatto, no! Dovrei fidarti della mia parola. You sound so confident for someone who's so wrong. So che è difficile fidarsi di chiunque in questo momento, ma credimi, non sono un cultista dell'assoluta. Diamo pure il bonus, 21. Ah. Mi sembra che non abbiamo nemmeno più... abbiamo una sola ispirazione. Una sola, signori. La prima che le sperperavamo ogni 2x3 a ora che siamo arrivati a usarle come non mai. Vorrei salvare, ma giusto per scaramanzia. Mi fa sentire molto più sicuro. Andiamo. Te ne prego. Sì! Sì! Che culo. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand why you, the enigma that you are, suddenly crossed our path. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Grazie. Tell me, why have you come here? Per distruggere l'assoluta nella sua tana, le torri dell'alba lunare. Voglio solo una cura per il parassita dentro la mia testa. Le torri dell'alba lunare sono la mia unica pista. Then our interests align. We must all cure ourselves of the entire cult of the absolute. There's food in the inn over there. Beds too, if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. La manna dal cielo, come sempre. Carlaia? Oh my god, soldier. That's Jahira. The Jahira. In realtà nemmeno la conosco tanto. Sì, la gesta di che stava per, sguinzagliarci contro un branco di artisti. Vive in città, giusto? Don't you know the whole story? Years ago, over a century, Jahira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalsport trying to plunge the city into war. Che simpatica. Stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jahira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jahira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Lo apprezzo. Anche se non mi fa impazzire la cosa. Grande discorso. Quindi voi stavate andando a Baldur's Gate e vi siete intrappolati qui. Jahira sembra sicura di voi. Spero che sia giusto. Questa barricade potrebbe tenere le shadows fuori.
but it won't help against what's already inside. Micchia, se ora ti picchio, tiefling di merda, va. Essere preso pure per il culo da sti stronzi. Parti a mastro. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. C'è qualcosa che potrei toglierti di torno a costo zero? Facciamo il beccaccione. Vai! Cazzo di accattone di merda che siamo, porco Giuda. Cheeky. But, since you're asking... Che mi ha dato? Ah, uno zaino delle provviste. Non male, non male. If you're all right by Jahira, you're all right. Vediamo le mercanzie, la madonna puttana. Scudo della devozione. Slot incantesimo extra, guadagni uno slot di incantesimo livello 1. Quando un nemico ti colpisce con un attacco in mischia, puoi usare una reazione per buttarlo a terra prono. Non è affatto male. Non è affatto male. Tu che scudo hai? Una volta per riposo breve, quando subisci danni mentre possiedi il 50% o meno dei tuoi punti ferita, ti dirò. Mantello della protezione, classe armatura più 1, tiri salvezza più 1. Grazie a Dio iniziamo a vedere i primi mantelli. Fino a prima ormai per me leggende. Mazzo di Raffa. Ok, vendi un sacco di roba interessante. Bastone incandescente, dardo di fuoco, palla di fuoco, resistenza ai danni da fuoco, attacco a distanza con incantesimo più 1. Mi vuoi donare qualcos'altro? Non so, una fetta di culo. Non ho idea. Veramente. Ha veramente delle robe fenomenali. Amuleto degli arpisti. Scudo, cioè. Quando stai per essere colpito da un nemico, ottieni un bonus di più 5 alla classe armatura. Non subisci danni dall'incantesimo. Dardo incantato. Ah. Però posso usare, credo, una sola volta. Il recluso lungo, appunto. Guanti dello sciocco cinerio. Protezione dai proiettili. Delle mani equilibrate, combatti con due armi. Quando effetti un tiro per colpire con la tua arma secondaria, puoi aggiungere il tuo modificatore di caratteristica al danno di attacco. Ok. Veste foderata di ossidiana. Quando superi un tiro salvezza contro l'incantesimo di un nemico, chi l'ha causato subisce 4-7 di danni. Non male. Veste potente, punto. Ok, tieni forza del toro, aumenti di 2 la tua forza, fino a un massimo di 20. Incontrollabile come un toro, non puoi essere spinto contro la tua volontà e ottieni vantaggi e tiri salvezza per non essere trattenuto. Carica taurina. La tua capacità di trasporto è raddoppiata, i miei coglioni signori, forza taurina. Carica in linea retta per tentare di spingere via i nemici di 3 metri. Questa roba è tipo da dare a Carla, è assolutamente... quando un nemico ti infligge danni ottieni collera per un turno, chi se ne frega. Cappello del discinto Cuscigo, debolezza rivelata, dopo aver inflitto danni con un attacco senza armi, vabbè questo non lo userò mai. Ascia bipenne del difensore e a due mani. Attacco difensivo, quando effetti il tuo primo attacco ogni round puoi ridurre di 1 il bonus di attacco di quest'arma per ottenere un bonus di più nella classe armatura di tiri salvezza. Un pugnale più 2, armatura di pelle coriacea. Va bene la pelle coriacea. 12. Oh, però comunque armatura media è 15. Corazze di scaglie di 1T. Materiale esotico. Aggiungi il tuo modificatore all'attore alla tua classe armatura. Inoltre questa armatura non impone svantaggio alle prove di furtività. Ottieni più un bonus all'iniziativa. Ha delle robe assurde. Qui ora ci spendo tutto il mio patrimonio, fondamentalmente. Ma ti direi che partiamo banalmente dall'acquistare la K. Ok. Assolutamente la più utile. Ecco, ora lo accetterai. Assolutamente utile. Così almeno possiamo andare dalla nostra cara amichetta. Ti direi che la diamo paradossalmente a Carlaia, perché più di tutti lei ha bisogno di un po' di classe armatura e gli si addice particolarmente al suo stile, già più o meno, molto meno che più, però gli andrà bene. Salvataggio automatico addirittura. Più che altro qui gli arpisti si sono insediati veramente bene. Non saprei da chi iniziare a parlare. What's up for discussion? Hey, that's close enough. You ain't no Harper and you ain't no Fist. Don't need the likes of you crashing our posse. Ti prendo a cazzotti in bocca.
We need all the goddamned help. Ecco, lui è piccolo ma intelligente. Mi aspettavo un po' più di decoro da un soldato dei pugni della fiamma. Need to shine your boots while I'm at it. Easy. He's a bit on edge since the incident. A bit on edge, my ass. Not that you'll give a triple shat damn, but we were ambushed by them bloody cultists. Bastards torched the pigsty we were staying in and made off with the Grand Duke of Baldur's Gate himself. Sono arrivato pochi attimi dopo. Suppongo che la consigliera Flockrick non si è giunta fin qui. Sure did. For all the good that does us. She's inside, one of the ground floor chambers. Guess you need to be a goddamned counselor to get room and board around here. No, come siete rotti palle tutti e due, onestamente, proprio voglio dire, però. Tu, tesoro mio. Can't chat. I need to reinforce the barrack. E rinforza, rinforza. Tu, Anthony. Never thought I'd see the day Jahira shows mercy to a true soul. Or whatever it is you are. Qualunque cosa io sia è più adeguato a me. Effettivamente ora abbiamo Demon. Barile d'odio lì mi insospettisce. Ok, bua. È quello, strano bue, quello che abbiamo incontrato, attenzione signori, se vi ricordate, all'accampamento del boschetto, quello che diceva, non dirò nient'altro se non... Ciao ragazzone. No, still incapable. Mi ricordo di te, del boschetto dei druidi, ora sei pronto a rivelare i tuoi segreti? Not for you to know. Tu sei il bue che ho incontrato al boschetto. Eri molto affamato, ricordo. Vi ho salvato tutti. E ora è da mangiare. Oh, andiamo. Adesso hai stuzzicato la mia curiosità. Qui abbiamo più bonus. Andiamo di guida. Dovremmo farcela tranquillamente, appunto. Well. Come close, your mind to mine. Ok. Ma che cazzo sei? Are you satisfied? No, non ho capito. La tua mente, le visioni indesiderate, siamo molto simili. Quelli erano i pensieri meno bovini che abbia mai visto. Cosa sei davvero? Sì, grazie. Cos'era quello per gli inferi? In realtà siamo molto simili. Kindred spirit. But I only wish to be an ox. Do you understand? E se io dovrei essere un maniaco omicidio? E io non vorrei essere un maniaco omicidio, ma non possiamo sempre avere quello che vogliamo. I pity you. Fa sapere al bue quanto è profonda la tua depravazione. Non sarebbe male, diciamo 4,25, visto che almeno la smette di fare il gradasso e rompermi il cazzo. Potrebbe non essere oggi, potrebbero essere domani, ma alla fine perderai il controllo. Codardo, non sei degno del mio tempo. You deliver the ox a death by a thousand cuts, trying to taunt it into revealing its old form with every slice. It chooses to die docile in animal form. Only after its eyes fade does it become the monster it once was. Ooh. I don't think I'll ever look at an ox quite the same. Decisamente no. Cappuccio dell'accuratezza di fuoco, anello del dono di brutta forma. Mentre siete ad uno spato camuffato, tiene un bonus di più altre 4 o 3 caratteristiche. Credo che non tutti l'abbiano approvato, eh. Lei comunque mi adora, lui più o meno. Lei tanto. Beh, perché devo fare la persona brava? Era un mostro del cazzo, siamo sinceri, dai. Mercanzia. Just when I think I've seen it all, at least it's dead.
Già, adesso è decisamente morto. Poi abbiamo Cappello della Curatezza del Fuoco. Ogni volta che infliggi danni da fuoco, tieni accuratezza arcana per 2 turni. Ma per ora dobbiamo a cuore oscuro. Ma non saprei. Gli altri buoi hanno qualcosa di intelligente da dire. No, non mi piace, onestamente. Glad to see you made it. I am. Indeed I am. Sono felice di vedere che ce l'hai fatta anche tu. I remember you from the grove with the druid. I hoped to see you again. And now I have. Come sei sopravvissuta alle ombre? One hoof quickly following the other. Onesto. Ora, tornando a noi, mio caro Demon, che sei un po' sfasato. Karlach! I thought you'd be in the city by now. We were ambushed by cultists. Half of us were captured, the other half ran here. Off the anvil into the forge. We'll find them. Hopefully. Before you run off into the belly of the beast, there's something I need to tell you. Non è un bel tono. Two things. Ecco. Good news and bad news. Volevo sentire prima, Carla. The good news, obviously. I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Carla to touch people. Exactly. Oh my god. It's really happening. It's been so long. So come on, let's get this show on the road. We in realtà già lo abbiamo. Hang on. I think you'll want to hear the bad news too. It'll keep. I have infernal iron to find. Karlach, believe me, this isn't something you should... Let's move. At least let me show you where to look. I'm not sure the infernal iron will still be there, but I can show you a few places of interest. Ok. Ma me li hai mostrati veramente? Ah, sì. Carla, ya? Hear that? All I need is a second bit of infernal metal, and I'm cured. This is so exciting. Let's make tracks. Ok, però vorrei sapere io qual è la notizia negativa. How fast the search? Fammi vedere qui la tua mercanzia. Spada del furto vitale. Ok, quando metti a segno un colpo critico contro un bersaglio e non sia un costrutto, un non morto infligge 1.10 nei drammi necrotici extra e ottieni 10 punti vita temporanei. Non male affatto. Qui sono tutte robe da rivedere, ricomprare in caso. Sono veramente interessanti. Veramente tanto interessanti. Certo, lui ha anche, sì, ha oggetti unici. Fuoco scuro, alabarda armonica, intelligenza e saggezza meno una, però forza più due, cazzo. Ascia termodinamica. Ogni volta che infliggi danni con quest'arma ottieni, vabbè, 2 punti calore, martello da guerra del vincolo elettrico. Che cazzo di nome è? Ah... Onestamente è pieno di robe interessanti, forse ancora tutte le robe che sì, gli ho venduto in precedenza. Sono felice di questa roba perché significa paradossalmente che stiamo raccattando un sacco di cose interessanti. Cioè perlomeno il luogo si fa per me interessante. No, vieni qui. Si fa per me molto interessante, non è la semplice cazzata da 4 soldi del vai lì, dai un'occhiata. Una taverna da 4 soldi, no, è tutta interamente particolareggiata. Diamo un'occhiata al forziere rustico, mio caro Astarion, dia una bella scassinata alla zona. Io ripeto, trovare l'ascia di Amazza che ha l'Arax è stata veramente una benedizione, letteralmente divina, oserei dire. Perché comunque ci permette di vagare tranquillamente e anzi accecare pure i nostri nemici. Prendila. Per ora non ci serve minimamente. E scendiamo in strada. E direi anche di cominciare a dare un'occhiata alla locanda vera e propria. Anche perché insomma, questa zona ce la siamo esplorata.
Apprezzo la forza di coraggio di del nostro caro amico Bue, che a quanto pare aveva le nostre stesse pulsioni. Noi l'abbiamo invece accoltellato a sangue e a morte. Però nonostante questo, lui ha voluto resistere per tutto il tempo. Anche se, onestamente, preferisco mille volte vederlo in quello stato che... cioè, morto. Che vivo, ma col pericolo che da un momento all'altro questo impazzisce, inizia a sgusciare viva la gente, mi ammazza il fabbro che è l'unico che può sistemare Carla. Yeah. No, direi che decisamente non è un'idea affatto brillante e proficua. Oh, che carino. Is that Darkmoor the Wicked? I don't believe it. Facce oscure, il crudele. His territory ran from the Wood of Sharp Teeth to Cloakwood. It took half an army to drive him out. At the finest stop. How did he end up here? Non lo so, non mi sembra il momento di scoprirlo, onestamente. Sigillo. The last light in does not permit the bearing of arms. For the safety of all patrons, please leave your weapons at the door. Ma non esiste nessuna forma, tesoro mio. Né ieri né oggi né mai farò una roba simile. Non viaggio disarmato, non l'ho mai fatto dall'inizio del gioco. Col cazzo che inizio a farlo ora, onestamente. Matisse. Welcome to our humble... Wait, are you Karlach? A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Oh, che carino. Yeah, I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Moor demon in 2 hits. Bam, bam. We were all like, whoa! Che bello. To fight like that. Non vorresti scappare. Non vorresti saperlo. Life didn't pull any punches. It was up to me to learn to take a hit and deal one back. I've been tossed around a lot too. I want to learn how to fight back too. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Ah! Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. Trufferemo insieme i migliori. Che razza di consiglio? Quel ragazzino ti ammira davvero. È stato un siparietto carino. It is, isn't it? Hope he makes it out of this mess with his wits in one piece. I'd like to see him set up in a proper home in the city. Every kid deserves that. Yeah, come no. Check it out. We've gone legitimate and Mole put me in charge. What do you need? Hai qualche rifornimento per un cliente più che speciale come me? I'm not supposed to mention it to anyone. But I do have something pretty special in stock. A key. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Mole gave it to me and said I shouldn't let it go to just any old jackaday. E la vuoi dare a me? Mole ha detto che avrei potuto averla. Inganno. Tranquillamente. Tanto è un bambino stupido. E io ancora più di lui. Puttana troia. Until she tells me that herself. Don't be shy. Have a gander at the finest stock. Non è furto. Non è furto. È vero. Quindi ti frego tutto ciò che è a mia disposizione. Passiamo qualche robetta a Carla e così siamo un pochino più liberi. Ah, ok, peta di bottiglia. Pensavo che quando avevamo parlato col druido mi avesse dato direttamente la cosa, come si chiama? Cheris. Sì, innegabile. Thought you'd be 10 yards tall the way Zevlor spoke of you. Ceres, scout.
Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. No, non ci siamo minimamente incontrati. You pulled them from one death trap, only for me to land them in this one. Brava testa di cazzo. Che è successo? Dov'è Zevlor? Gone. And more than half. Oh, seriamente? We were ambushed out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Zevlor froze, begged us to surrender, but they were toying with us, making examples. And we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others, maybe the cult got them. Maybe the curse. Non provi alcuna vergogna. Avevi il compito di proteggere queste persone eppure voltato loro le spalle e sei scappata. Ah, I did. Maybe you'd have been the one to save us if you'd been there, or maybe you'd be missing along with the rest. Testa di cazzo, porco Giuda. Fatto così tanto per liberarli, viene sto coglioncella e mi riesce a imputtanare tutto. Complimenti. Oh, no, 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 no. Chiudi. Non ho minimamente voglia di parlare con questi palloni confetti del cazzo prima che li picchio tutti quanti a sangue. Che ci fai qui, ragazzino? Mirkon, ti ricordi di me? Yay, bravo. Sono felice per te, credo. No, no, non saprei sinceramente. In ogni modo farò finta di niente. Biglietto scarabocchiato. Anello dell'esploratore dell'esplosione di neve. Esplosione nevata. Quando infliggi danni da freddo, un cerchio di ghiaccio centrano sul bersaglio. Non lo so, questo lo diamo a... Andiamo a Coroscuro, nel mentre leggiamo il bigliettino. Il testo del diario è antico, ma sembra che le sue pagine siano a malapena invecchiate. Per quanto tempo devo ancora languire qui? Spero di arrivare a Baldur's Gate una tegole fa, ma quei dannati dal castello daziario non accettano i miei documenti. Quanto mio padre lo verrà a sapere, sarà furioso. C'è qualcosa di strano in questo abitante. Gli abitanti si aggirano con furtività, come se avessero qualcosa da nascondere. I santuari della Vergine e della Luna sembrano trascurati e spogli. Avrei voluto scoprire qualcosa di più sul capovillaggio, Catherick Thorn, ma fare il suo nome sembra innervosire la gente. Non so se sopporterò un'altra ora in questo spregevole posto. Eh già, da umile capovillaggio a... persona decisamente cattiva. Anello con smeraldo. Ma quanto cazzo è grosso questo anello, mi perdoni, eh. Non per altro, però. Tutta una troia. Ok, qui abbiamo una bellissima balconata che dà sull'oscurità, fondamentalmente. Non so perché, ma questa roba mi dà molto tipo di Gothic 3, Gothic 1, per chi li ha mai giocati. PS, li trovate sul canale, in descrizione trovate l'elenco di tutti i video e di tutte le serie. Vista serie concluse vi porterà un post con tutte le serie che ho concluso, direttamente alle playlist di tutte le serie che ho concluso, ma in tutto questo veramente mi dà molto di Gothic, no? Stai nella miniera con dentro la barriera, ok. Va bene, qui ora iniziamo a fare scorte in bottiglia, che però si servono da scorte, fondamentalmente. Bello che possiamo rubare tranquillamente, non so se è un bug o è semplicemente pensato per il fatto che ci hanno dichiarato loro amico. Tu, arpista Bor. Good to see you're still breathing. It's the best we can hope for. No, grande accoglienza. Quindi bambini, avete messo dei bambini a gestire l'intera locanda. Ma Roland, come ti sembra il combattimento qui, visto che tu facevi tanto il gradasso? Hai un boccale in maniera strana in mano. There's another bottle of Arabellan dry back there. Put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jahira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Jahira didn't save your ragged little tail from the cultists. I did. Hai salvato la ragazzina, sembri che ti meriti qualcosa da bere. Preferisci parlare delle tue pene anziché annegare? I'd rather drown than talk to a sanctimonious prick like you. If you're here to save the day again,
You're a little late this time. Vediamo se posso commerciare prima che non potremo più commerciare. Non ha un cazzo. Mi sto stancando di dover sempre intervenire per salvare tutti. Ho saputo l'attacco nelle terre maledette all'ombra. Sono qui per aiutare. Ascolta, voglio solo andarmene da questo buco infernale. That's all I wanted. Back at the Grove. But you had other ideas. Carl and Leo are taken in by your crap. You convinced them to play hero. And now they're gone. Ora è mia responsabilità riportarli indietro. Smettila di lamentarti e fai qualcosa al riguardo. Oh, I will. You go save the world. Or your own ass. Or whatever it is you do. I'll fix this. Ah, cagano. Rompi i coglioni da quattro soldi. I don't need your help and I don't need your pity. Dove sono i tuoi fratelli? Death, all I know. Or in the cult's tower with the others who were taken. Sarebbe meglio di morti che nelle mani di... Sarebbero meglio da morti. Sono vivi, li salverò. They're my responsibility. You go save the world. No, me l'hai già detto. Sei noioso, ragazzo. Più che altro volevo trovare una persona con cui avevamo fatto una scommessa, che se scopro che è morta mi incazzo come una bestia. Marcus, ti trovo qui allora. Ah, you found your way. Ma sei lì nell'accampamento fino a 3 secondi fa, coglione. Sì, anche se qualche intoppo lungo la via. Ti ho detto che avrei aiutato a salvare Wilbur e gli altri. Questa è la mia prima tappa. I haven't forgotten. And as it happens, I was making something to help you on your way. That is, if you're still going to help Wulbrin and the others. Certo che ho intenzione. In that case, you'll be very pleased to learn what I have in store for you. Vai, sputa. A new type of smoke powder. All the bang and boom of the original, but with an extra surprise. I call it the brilliant retort. You'll need it if you're going to survive this cursed place. You'll need it if you're going to get into Moonrise Towers and help the Deep Gnomes taken prisoner there. You'll need it if you're going to save Wulbrin. Ok, come hanno fatto gli gnomi delle profondità a finire in trappola le torri dell'alba lunare? They didn't get trapped. They were kidnapped. Taken against their will by those cultists. If I ever get my hands on one of them, well, with you on the job, perhaps I won't have to find out. I'll do my part according to my talents. And you, I hope, will do yours. The brilliant retort will aid you. Thus, I will make it. Posso rendermi utile in qualche modo? Unless you've got access to a 300-year-old Tempusian apothecarial almanac? No. But that's for me to worry about. You do whatever it is you do. No. Some of us are counting on you. Ok, vorrei parlargli per vedere se ci dice qualcosa. What now? La briga brillante è pronta? No. And pestering the craftsman won't speed things up. Fare qualche espandio. Guanti dell'automa, interfaccia di circuiti, scarpe dell'acrobata. Abbiamo un botto di cose da comprare. Non so niente se ci basteranno i soldi. Sto vedendo che sulla sedia c'è un gran bel figlio di puttana. Voi non lo vedete? Io lo vedo invece chiaramente. Una scattata, quanto è figa una scattiera così con i gradini rialzata. Mol, non dovresti non dirmi che hai fatto un patto col diavolo. Mol, non dirmi che hai fatto un patto col diavolo, te ne prego. Te ne prego. Non dirmi che hai fatto un patto col diavolo. Ti prego, non dirmi che hai fatto un patto col diavolo. Your move, Mol. You trap me? I didn't even want to take this one. Kalim Shan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage!
no matter where the night goes, I'm gonna lose it! Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Siric. What's going on here? Già. Look who made it! For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play Lance Ball by any chance? It's my first time playing. Spinge accidentalmente la scacchiera verso Maul. Bardo, il Kalimash è caduto perché la sua nobiltà è diventata presuntuosa. Metti pressione al suo re. Non so di quei pezzi stanno parlando, io so giocare a scacchi, però non so, questo è il cavallo che... The Thescan double counter gambit. Vicious. Exactly what I would have done. No, testa di cazzo. How's that for Kalimshan rules? Brava. Lovely work. I see I was right to make you the offer I did. You will consider it, won't you? Maul, non fare affari col diavolo, Maul. Maul. What a lovely specimen she is. A blushing apple... begging to be plucked. Please let me smack this creep. The Thescan move suggestion was inspired. I had no idea you played. L'elenco dei numerosi talenti nascosti si estenderebbe fino ad Avernus e ritorno. I can most certainly believe it. But don't you worry about Maul. It goes without saying she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Now, let's talk about you. I sense no, Astario, non dirmi che mi tradisci e accetti l'accordo. I do. I have a proposal for you. A proposal? If you're hoping to taste my blood, little vampling, think again. It burns hotter than Wyvern whiskey. Non credo sia quello. This is serious business. Devil. My old... Well, a long time ago, someone carved infernal ruins into my back. They're a fragment of a contract. I'd like to know what the full contract says. Ok, questo è intelligente. Niente giochetti, Raphael, aiutalo. Oh, such impatience. It's something very important to your master. But is it a love letter, a warning, or a deed of ownership? I could give you all the gory details. Dai, facci sto favore a non rompere il cazzo. You'll have to do something for me first. Let me think about it and get back to you. You'll get back to me. This is important, devil. When? Don't worry. I'm motivated to help you. Scars often tell such wonderful stories. I think yours might be truly exquisite. I'll see you soon. Che noia che sei, puttana troia. Right here. Ah. Scompigliare la scacchiera? Ma non l'ho scompigliata. Anzi, mi è pure sparita, vaffanculo. Ho semplicemente provato a vedere l'accordo. Maul, dove sei? Io ti devo parlare e evitare che tu faccia in ogni modo e in ogni forma questo contratto di merda. Nice strategy back there. If we put our heads together, I bet you and me can make a tidy stack of coin in Baldur's Gate. But Raphael's offered me a partnership already and it... seems like a sweeter deal than throwing my lot in with you. Ecco. No, kid. No. Stringi per un patto col diavolo, piccolo. Una volta caduta non ti guarderai più indietro. Anche se non può essere quasi impossibile rimanere sulla buona strada, tu devi provarci.
Raphael è un diavolo vero e proprio. Tu e la tua anima siete in pericolo, Moll. Ok. Tu devi credere in te stessa, Moll, non alle promesse vuote di un mostro della lingua biforcuta. 4 e 29. Anche se credo che alla fine lo farà sempre e comunque. Tra l'altro, vediamo il commercio se ha qualcosa da darci. Hai la scacchiera. E io voglio la scacchiera. E hai anche un bel po' di soldi, quindi vaffanculo, ti vendo anche tutto lo schifo che ho acquistato, che ho accumulato nel mentre che dovevo venire qui. Ok, ti ho dato tutto. Lascia più uno, ecco. Perfetto, mi sento meglio. Andiamo di paladino prima. Zevlor had belief. Didn't get him anywhere good. Besides, Raphael wasn't promising anything stupid. Protection for me and my kids, that's all. No, dear. If your business, I'm not poking my nose into whatever trade you made with him. Semplice curiosità personale, Moll. Di solito i diavoli delle leggende non prendono tempo, non perdono tempo con queste piccolezze. Almeno giochiamo con un minimo di vantaggio. Ti prego, un vantaggio alto, 14, sì! Could get me and my gang to Baldur's Gate. I reckon he can do it too. Don't care what your law says. And also, when we get there, I'd be head of the Thieves' Guild. E cosa succederà all'attuale capo della gilda? I don't know. Devil stuff. What matters is I can keep my kids safe. Everyone else has let them down, but I won't. Look, you saved us. Not knocking that, but after you left, Zevlor lost his nerve, gave up the fight. I won't. Now there's no grove, no coin, no one taking us to the city. I'm not letting my crew get eaten by shadows. Maybe I'll make a deal, maybe I won't. But it'll be my choice, not the devil's, and not yours. Bimba di merda del cazzo. One of the worst things about getting old. Watching kids make the same exact mistakes you made. And knowing there's absolutely nothing you can do. Esattamente. Non credo comunque sarebbe cambiata le carte in tavola. Then again, Moll's a hell of a lot smarter than I was at that age. Maybe she'll figure it out. Forse, forse no, in ogni caso sa badare a se stessa. Cammina sul filo della soglia e sono pronto a scommettere che cadrà, onestamente. If that happens, maybe old Auntie Firehands can pull her out. Non credo, onestamente. Perché si sta ancora divertendo a prendere giocare con le persone. Non mi fa impazzire come cosa. Allora, io voglio vedere che fine aveva fatto la nostra amica con cui avevamo fatto anche una certa scommessa, se vi ricordate. Oh, andiamo, non dirmi che aspetta. Che cazzo sei, Isobel? La Madonna, sei un pannello solare. Vabbè, effettivamente lei magari tiene l'incantesimo su. Ma per quanto tempo durerà, è la domanda. Ma signori, è innegabile che fatto ciò, sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno, e direi che ci becchiamo nel prossimo episodio.